qui va bene? Sì, la riunione ha confermato da parte del ministro, del presidente del consiglio, che la situazione è assolutamente sotto controllo. Come sapete, anche il successo allo Spallanzani ci dice che noi siamo in grado assolutamente, dal punto di vista anche scientifico, anche di altri paesi, e soprattutto aver applicato fin dall'inizio tutte le norme di precauzione, molto più degli altri paesi europei, io credo ci ha messo una situazione di sicurezza. La cosa più importante in questo momento è anche evitare, non so, allarmismi, psicosi che possono scaturire anche, come si è visto, anche addirittura, insomma, in episodi violenti che sono molto dannosi anche nei rapporti con la Cina, e soprattutto bisogna evitare appunto che ci siano una psicosi collettiva, perché, ripeto, la situazione mi pare assolutamente evidente, è abbastanza sotto controllo, e quello che abbiamo chiesto noi è che ci siano informazioni adeguate per evitare, insomma, che continuino a diventarsi allarmismi e anche notizie palesemente false che girano sui social. Gli allarmismi dei genitori che hanno portato i quattro governatori del nord a fare la richiesta dei 14 giorni di isolamento. Questo è un altro esempio, insomma, di come si esagera, e soprattutto questo poi diventa un elemento di discriminazione. Insomma, quindi noi sappiamo perfettamente, abbastanza tutto sotto controllo, chi è arrivato, che va via, insomma, quindi credo che sia una forma, insomma, diciamo, che bisogna, di psicosi collettiva, che però rischia di diventare, diciamo, un elemento anche di molto pesante nei confronti dei tanti cinesi che sono qui in Italia, molti dei quali magari sono tra 90 anni che non vanno più nel loro paese. Ma la cosa importante è dare le informazioni giuste dal punto di vista scientifico, perché abbiamo, come si è visto, insomma, noi l'Istituto Spallanzani non solo ha isolato il virus, ma è in grado appunto di avere e di seguire attentamente l'evoluzione della malattia.